Il terzo argomento è camouflage cosmetico. La dottoressa Lucchi ha eseguito 5 restauri in composito, il canino da latte, il canino permanente di destra, i due centrali e il laterale superiore di sinistra, e questo è il risultato, un risultato assolutamente accettabile da un punto di vista estetico. Quando restauriamo questi canini da latte, sempre, sempre siamo molto attenti alla funzione, e quello che facciamo molto spesso è di fare un po' di molaggio selettivo sul canino inferiore e l'ottenimento di una estetica accettabile. Ovviamente è importante mettere eventuali ganci nei settori più posteriori possibili. La paziente ha 19 anni, l'estetica è accettabile, come vedete il problema è che la paziente scopre i margini gengivali mentre sorride, quindi bisogna avere massima attenzione se l'obiettivo è quello di sostituire il dente che manca con un restauro osseo integrato. Lo spazio c'è per l'impianto. Buccalmente, come vedi, c'è una concavità. Durante l'apertura dello spazio, probabilmente non si è mantenuto il completo spessore della, o meglio, non c'era il completo spessore in senso vestibolo palatale.